scatto. Sono tutti i brividi per tutto il corpo. Anch'io. L'avevo sentito anche prima. Giura. Però ho detto, boh, magari è stato. Insieme a due amici che sono Michele e l'operatore Omar, mi hanno invitato a fare questa bellissima esperienza in questo castello meraviglioso, dove in realtà non ci sono grandissime segnalazioni, però la cosa interessante è che è un castello che sorge sopra ad un ossario, se non sbaglio. Allora, siamo all'interno del castello, ci stiamo muovendo verso la prima stanza. Siamo nella stanza delle fiabe, abbiamo il K2, adesso prepariamo anche il registratore e faremo un inizio di contatto con le energie all'interno del castello. La prima stanza abbiamo provato ad avere primo contatto, ma né il K2 né le sensazioni né i rumori particolari. Adesso entriamo, siamo nell'ultimo piano di questo castello, dove c'era una torre che è venuta giù. Intanto puoi farlo anche se siamo sulla torre. Abbiamo cambiato nuovamente stanza, abbiamo fatto una prova audio e adesso proviamo a metterci proprio all'interno della torre e proviamo a fare nuovamente un tentativo di contatto. C'è qualcuno qui con noi? Sei la dama che viveva in questo castello? Se ci sei, puoi fare un rumore? Sei una donna? Siamo vicini a San Leo, sì, a 20 km, e a Sant'Agata Feltre, in questo castello che si chiama Roccafregoso, un castello che era stato fatto intorno all'anno 1000. Aspetta che... Sì, è una voce maschile, adesso ci sono una serie di... Partiamo dall'inizio, perché secondo me all'inizio c'è qualcosa... Sono due sì, però non si capisce se no, ma secondo me dice
cioè secondo me dice qualcosa, ma non bisognerebbe ascoltarlo con le cuffie. Siamo nella torre e dice sì, che è lo stesso sì di prima. Wow.